ciao a tutte e benvenute sul mio canale oggi vi presento eh, il mio, la mia sciarpa coda di drago e vi presento soprattutto il filato che ho utilizzato in un modo leggermente differente dal solito di solito vi faccio vedere la cake senza la lavorazione oggi invece avendo iniziato a lavorare eh, senza presentare prima il filato vi faccio vedere il mio avanzo di filato che poi mi servirà per fare una spilla che andrà a chiudere la mia, eh, la mia sciarpa e vi faccio vedere proprio l'effetto della lavorazione di questo filato il filato si chiama Giorgione l'avete visto nelle foto eh, prima di questa presentazione avete visto le varie colorazioni io l'ho acquistato da merceria.spillo è una cake da 150 grammi per 450 metri eh, di 100% lana quindi è proprio, proprio lana e ve ne accorgerete quando andrete a lavorare perché è proprio bello da lavorare. Eh, si lavora solitamente con l'uncinetto. C'è scritto eh, del uh, uncinetto 4, 5, 4 o 5. Io, però, eh, questa volta sono andata a lavorarlo con l'uncinetto tunisino. Quindi, mh, già si sa che con l'uncinetto tunisino solitamente si lavora. Con un uncinetto leggermente più grande io sono andata a lavorare il mio progetto con un uncinetto del 7. Eh, proprio perché facendo diversi campioncini, la lavorazione compatta ma morbida io l'ho ottenuta lavorando con l'uncinetto tunisino del 7. Le, le sfumature del filato partono dall'interno del mio filato, partivano dall'interno con una tonalità bianca. Eccola qua, per poi andare piano piano okay, a cambiare colorazione, diventare sempre rosa più intenso, per poi miscelarsi a sfumature di azzurro e di blu. Quindi, questa è la mia colorazione, però, come avete visto nelle foto di partenza, ehm, ci sono tantissime eh, sfumature da utilizzare e per la mia sciarpa, che non è lunghissima ma una buona sciarpa ehm, io ho utilizzato semplicemente una cake una cake lavorata comunque con un punto eh, parecchio fitto benissimo dopo avervi presentato la, la cake anche se smontata e la lavorazione che ne è uscita direi di passare al tutorial Allora iniziamo la realizzazione del nostro scialle. Eh, io per comodità vado ad utilizzare un uncinetto col cavetto, ma se avete un uncinetto tunisino di quelli lunghi da 30 cm vi ci stanno tranquillamente sulle maglie, anche se non avete quello col cavetto. Eh. Io ho questi e per comodità lavoro con questi. Come vi dicevo nella presentazione, uso un uncinetto del 7 per un filato che solitamente mi richiede un uncinetto normale del 4 e 5. Allora, la lavorazione è semplicissima perché si basa tutta sul punto base dell'uncinetto tunisino. Una volta, capiti come si fanno, eh, una volta capito come si fanno i due aumenti eh, finali per far crescere e arrotondare la nostra coda il lavoro poi prosegue diritto e facilissimo l'unica cosa da ricordarsi è che l'uncinetto tunisino a differenza dell'uncinetto tradizionale eh, per ogni giro quindi quando io parlerò di lavorare 6 giri in realtà eh, intenderò di lavorarne 12 perché l'uncinetto tunisino ha un giro di andata e un giro di ritorno per completare un unico giro quindi in realtà noi andremo a fare le diminuzioni per creare la punta ogni 6 giri di eh, lavorazione dell'uncinetto tunisino che però corrispondono in realtà a 12 giri andate e ritorno. Una volta capito questo basta si è veramente a cavallo. Quindi iniziamo il nostro lavoro creando una solina e andando ad inserirla sull'uncinetto. Come facciamo per eh, solitamente con l'uncinetto normale, andiamo a lavorare 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Vado solo, tanto non ve lo faccio vedere tutto, quindi non serve a togliere il tappino di fondo perché fa un macello pazzesco e se no mentre guardate il video eh, sentite solo questo rumore quindi visto che tanto non lo lavoreremo tutti insieme io vi faccio vedere solo come si deve partire eh, tanto vale che vado a toglierlo ora abbiamo la nostra prima catenella entriamo nella seconda catenella che abbiamo realizzato e carichiamo il filo entriamo nella terza catenella che abbiamo realizzato e carichiamo il filo Entriamo nella quarta catenella che abbiamo realizzato e carichiamo il nostro filo. Ora andiamo a scaricare normalmente come si fa con l'uncinetto tunisino, quindi si carica il filo, la prima maglia si scarica singolarmente, si carica il filo, le altre maglie si scaricano due per volta, quindi una, due e una tre. In questo modo abbiamo realizzato il primo giro andata e ritorno andiamo a realizzare il secondo giro e quindi andiamo a, ad iniziare a fare i nostri aumenti per far crescere il nostro lavoro la prima eh, catenella ce l'abbiamo già sul ferro sull'uncinetto quindi entriamo nella stina successiva quindi non sulla prima perché abbiamo già eh, la catenella sull'uncinetto entriamo sulla seconda carichiamo il filo e passiamo Entriamo sulla terza, carichiamo il filo e passiamo a questo punto. Dobbiamo andare a fare no, scusatemi. Sulla se... allora, abbiamo caricato due fili. Ora dobbiamo andare a fare i nostri primi due aumenti. Quindi, per fare l'aumento, cosa facciamo? Prima di entrare sulla stina verticale, abbiamo una solina qui composta da due maglie entriamo nella solina orizzontale solo nella prima davanti in questo modo carichiamo il filo e passiamo in questo modo abbiamo tre maglie ora andiamo normalmente sulla solina verticale entriamo carichiamo il filo e passiamo e ne abbiamo 4. dobbiamo aumentare dobbiamo aumentare di 2 ogni, gir ogni giro quindi Ora ne abbiamo 4, entriamo nuovamente sulla solina orizzontale, quindi questa, prendendo una solina sola quella davanti. Entriamo, carichiamo e scarichiamo. E ne abbiamo 5. Entriamo l'ultima volta su quella, eh, sulla solina, l'ultima solina che abbiamo, che è verticale. Questa volta però andiamo a prendere tutte e due le maglie. Se voi girate il lavoro... Vedrete che avete una maglia davanti e una maglia di dietro. Entriamo e le prendiamo tutte e due. Una e due. Carichiamo il filo. Usciamo da queste due maglie. E abbiamo sull'uncinetto. Due, quattro, sei maglie. Abbiamo fatto il nostro aumento. Ora andiamo a scaricarle normalmente quindi la prima la scarichiamo da sola e abbiamo creato una, una catenella e poi carichiamo il filo, e ogni volta ne scarichiamo 2, due, 2, due, 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 e 2. E abbiamo completato il nostro secondo giro, ovviamente composto sempre da, ehm, due, ma, eh, da due giri, in realtà. Andiamo a fare il terzo giro con altri due aumenti, quindi da 6 maglie dovremo averne 8. La prima ce l'abbiamo, quindi entriamo nell'asolina successiva, carichiamo il filo, usciamo, 2. Entriamo sull'asolina verticale successiva. Carichiamo il filo e usciamo, 3. Entriamo sull'asolina Verticale, successiva carichiamo il filo 4. Ora dobbiamo andare a fare l'aumento perché da 6. Vedete che sono qua 5 e 6. Noi dobbiamo averne 8. Quindi entriamo nell'asolina orizzontale, prendiamo solo l'asolina davanti, carichiamo il filo e passiamo, poi entriamo nell'asolina verticale, successiva carichiamo il filo e usciamo e siamo a 6. La settima maglia, andiamo a prenderla sull'asolina verticale, orizzontale, scusatemi, solo sulla solina davanti. 7, l'ottava asolina andiamo a realizzarla prendendo l'ultima maglia sia la solina davanti che la solina di dietro. In questo modo entriamo, carichiamo il filo e usciamo da tutte e due. Se tenete il filo morbido ci passate tranquillamente. Eh? L'importante è proprio in questa lavorazione tenere il filo morbido. Andiamo a scaricare nuovamente la prima asola singola, le successive due per volta. 1, 2, 2, 2, 2, 2 e 2 abbiamo finito il terzo giro andiamo a fare il quarto carichiamo su le nostre maglie quindi la prima ce l'abbiamo andiamo in quella successiva e carichiamo la seconda e poi andiamo avanti così 3 4 5 6 ci avanzano la settima e l'ottava ma noi dobbiamo andare a fare l'aumento quindi la settima la prendiamo sulla solina orizzontale l'ottava sulla solina verticale la nona la prendiamo sulla solina orizzontale e la decima che è quella che all'inizio sembra fare più fatica ma poi diventa veramente abitudine andiamo a prenderla nella solina finale e quindi la lavoriamo la prendiamo doppia prendiamo sia il davanti che il di dietro e scarichiamo tutte e due ecco qua che abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 maglie sull'uncinetto e poi andiamo a scaricarle normalmente quindi la prima solina la scarichiamo singola tutte le altre le scarichiamo due alla volta in questo modo ecco qua abbiamo finito il quarto giro fatemi contare uno 2, 3, 4. Ok, se perdete il conto e sapete che dovete andare a chiudere le maglie ogni sei giri, se voi guardate sul vostro laterale avete perfettamente disegnate le vostre, eh, le vostre maglie, anzi siamo al quinto giro perché dobbiamo contare anche il primo, quindi contando il primo 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che avete proprio le asoline. Quando avete 6 asoline sul laterale dovete andare a chiudere. Quindi ultimo giro e poi chiudiamo. Di nuovo andiamo a caricare le nostre maglie. Dobbiamo averne 12 alla fine di questo giro. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci fermiamo a 8 perché sulla non e la decima, dobbiamo fare l'aumento. Quindi entriamo sulla solina verticale orizzontale 9, asolina verticale 10, asolina orizzontale 11, asolina verticale prendendo tutti e due le asoline andiamo a realizzare la dodicesima e andiamo a chiudere il nostro giro, ok, in questo modo. Ora torniamo indietro. Quindi la prima maglia la scarichiamo singolarmente tutte le successive le scarichiamo due per volta la lavorazione è sempre uguale di fatti il lavoro eh, una volta capito come fare gli aumenti è veramente veramente rilassante perché è tutto uguale ma è un piacere vedere eh, con questo filato io vi parlo di questo filato perché ho utilizzato questo e con questa lavorazione quanto viene bene poi tutto il, il lavoro ed è poi un lavoro che si fa tranquillamente davanti alla televisione. Quindi un lavoro di totale relax. Abbiamo le nostre sei asole laterali: una, due, tre, quattro, cinque, sei. Ora dobbiamo andare a chiudere sei maglie, perché dobbiamo creare le nostre puntine. Quindi da dove mi trovo entro nella solina successiva, quella verticale, entro anche in contemporanea nella solina. Quella sopra e stavolta le prendo tutte e due in questo modo: entro proprio, esco dalla solina orizzontale, esco dalla solina verticale ed esco anche dalla catenella che avevo già sull'uncinetto. Ho chiuso una maglia, mi sposto sulla solina verticale successiva, entro sia su quella verticale che in tutta quella orizzontale. Carico il filo, esco da quella orizzontale, esco da quella verticale e scarico la catenella che avevo in mano. E siamo a 2 e Andiamo nella terza, entro in quella verticale, entro in tutta quella orizzontale. Quindi in tutte e due le asoline. Questa volta carico il filo, esco da una un'asolina, esco dalla successiva e poi scarico anche l'asola che ho sull'uncinetto e siamo a 3. Entro di nuovo in quella verticale, entro in quella orizzontale, carico il filo, esco da tutte e due e poi scarico l'asola che avevo sull'uncinetto 1 2 3 4 andiamo a fare la quinta sempre nello stesso modo così e anche la sesta contiamo le, le asole prima che ne ho fatte di più 1 2 3 4 5 e una 6 ok Arrivati a questo punto dobbiamo ripartire, quindi da dove ci troviamo entriamo nella nostra solina e carichiamo il filo. 2, 3, 4, ci mancano le ultime due ausoline ma dobbiamo fare l'aumento, quindi la quinta la facciamo nella solina orizzontale, 5, la sesta la facciamo nella solina verticale, 6 la settima la facciamo nella solina orizzontale, 7 e l'ottava andiamo a farla sul nostro angolo prendendo tutte e due le maglie, quindi sia quella davanti che quella di dietro, in questo modo. Dopodiché scarichiamo normalmente. Quindi la prima maglia la scarichiamo con una, un, con una maglia sola, le altre maglie le scarichiamo due per volta. Ora io vi faccio vedere contando le maglie per arrivare alla fine. Quando avrete 100 maglie sull'uncinetto certo che non andrete più a contare tutte le maglie per sapere dove fare l'aumento, ma l'occhio si sarà abituato e capirà da solo quando è il momento eh, di fare le ultime due maglie d'aumento. Questo è il primo giro, ricominciamo e andiamo avanti. Ripartiamo col secondo giro, nuovamente carichiamo le nostre maglie. 3, 4, 5, 6. Abbiamo le ultime due e andiamo a fare l'aumento. Quindi la settima in orizzontale, ottava in verticale, nona in orizzontale e la decima nella nostra asola finale. E poi scarichiamo. 1 2 3 l'importante in questa lavorazione è che voi restiate morbide non andate a tirare troppo il filo eh, quindi no, non tenete la tensione del filo troppo eh, troppo forte perché sennò poi fate fatica a passare con l'uncinetto e poi la lavorazione vi viene gnocca, cioè vi viene proprio dura e invece deve essere comunque una lavorazione morbida il lavoro deve essere morbido. Abbiamo fatto due giri e adesso li vedete benissimo uno e due. Andiamo a fare il terzo, quindi ripartiamo a caricare le nostre maglie. 2 4 6 7 8 abbiamo le ultime due, ma dobbiamo fare l'aumento quindi la nona in orizzontale, decima in verticale, undicesima in orizzontale, e dodicesima nel nostro laterale, praticamente, noi ogni 6 giri montiamo 6 maglie e ogni sei giri buttiamo via. 6 maglie, eh, mo, carichiamo do, mo, allora, ogni 6 giri. Aumentiamo di 12. E ogni 6 giri, quando andiamo a chiudere, chiudiamo di 6. Quindi i nostri aumenti, in realtà, saranno sempre di 6 per volta. Scarichiamo nuovamente. Adesso arriviamo a lavorare nuovamente la chiusura delle sei maglie insieme e poi proseguirete da sole perché la lavorazione è sempre la stessa quindi andiamo a realizzare il quarto giro vedete 1 2 3 quarto giro carichiamo nuovamente 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Andiamo a fare l'aumento. 11, 12, 13 e 14. E poi scarichiamo di nuovo. Vedete che la lavorazione è veramente semplice e ehm, anche veloce tutto sommato, ehm, perché è vero che il, il, il punto è piccolo, quindi comunque non, è, non, non, non cresce tantissimo, ma è, 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 è veloce comunque perché è molto semplice da... Da realizzare ed è veramente pensavo adesso ve lo dico pensavo che questo punto come punto base fosse noioso e invece no è veramente eh, bello sia l'effetto che da lavorare 1 2 3 4 andiamo a fare il quinto quindi ripartiamo 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 e adesso il nostro aumento, 13, 14, 15 e l'ultima maglia prendendo le due asoline 16 e andiamo a scaricare. Per eh, trovare l'uncinetto tunisino che vi serve quello adatto al filato fate diverse prove, perché io ho proprio dovuto lavorare per questa lavorazione con un uncinetto molto più grosso di quello che mi aspettavo. Io so che di solito si usa un uncinetto di una misura e mezza, sapevo che si usava un uncinetto di una misura e mezza più grande di quello consigliato. Quindi io sono partita eh, con, facendo questo ragionamento. Se Consigliano un uncinetto del 4, uso un uncinetto del 5 e mezzo. Veniva una lavorazione durissima, sono andata avanti a tentative finché non ho provato facendo campioncini finché non ho trovato con questo filato eh, e questo punto l'uncinetto giusto. Quindi non fate campioncini con un, con un filato diverso, perché poi, se cambiate filato per lavorare la vostra sciarpa, non, non, non vi torna niente lo stesso. Andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5. Il sesto giro è la chiusura delle maglie e poi da qui proseguite da sole. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando manca una solina in piedi e poi la parte finale siamo all'aumento, quindi 15 aumentando, 16 sulla solina verticale, 17 sulla solina orizzontale, 18 sull'ultima maglia. Verticale. Andiamo a scaricare la prima sempre singolarmente, le successive sempre due per volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 e 18 maglie. Se andate a contare sul vostro laterale, avrete 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie. A questo punto dobbiamo chiuderne 6. Quindi entriamo nella solina verticale, successiva, nell'asolina completa orizzontale. Carichiamo il filo, usciamo da tutte e due e scarichiamo poi la solina che abbiamo sull'uncinetto. Una. Di nuovo entriamo nella solina verticale, nella solina completa anche orizzontale. Carichiamo il filo, usciamo da tutte e due e poi scarichiamo anche la solina che abbiamo sull'uncinetto. 2 Andiamo a fare la terza. 3 Quarta, la quinta e la sesta. In questo modo. Tolte le nostre sei maglie dobbiamo andare a ripartire con il primo giro. Quindi la solina subito sotto la maglia non la consideriamo perché abbiamo già la catenella. Partiamo da quella successiva ed è la seconda: 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8. 9 10 11 e 12 sono le ultime due maglie, quindi su qua dobbiamo andare a fare gli aumenti, quindi 11 12 13 e 14 E poi ripartiamo andando a scaricare le nostre maglie questa è la lavorazione vedete che abbiamo le prime due punte questa è la lavorazione che si ottiene in questo modo lavorate per sei giri quando avrete sei asoline sul laterale sarà il momento di andare a chiudere sei maglie e potete lavorare così per tutta la lunghezza che desiderate io ora lavoro un po' e poi vi dico quante punte sono andata a realizzare prima di chiudere definitivamente il mio lavoro. Allora, io ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 punte. Dopo aver lavorato le mie 17 punte, sono arrivata al momento di andare a chiudere il mio lavoro. Quindi, come abbiamo fatto per chiudere le 6 maglie eh, per realizzare le nostre punte, andremo a fare la stessa cosa eh, per tutta la lunghezza adesso, in modo da chiudere il nostro lavoro. Quindi entreremo nella costina che abbiamo sul davanti, la nostra solita costina, entreremo poi nel eh, nelle, nelle due maglie che abbiamo dietro, quindi nelle due catenelle che abbiamo dietro, carichiamo il filo, usciamo sia da quelle dietro che da quella davanti e poi usciamo anche da quella che abbiamo dalla catenella che abbiamo già sul nostro filo. Rifacciamolo insieme, entriamo nella prima costina, quella verticale, entriamo anche nelle due costine orizzontali. Carichiamo il filo, usciamo da quella orizzontale, usciamo anche da quella verticale, e dopodiché, andiamo a buttare giù anche l'asolina che abbiamo già sull'uncinetto, ve lo faccio rivedere un'altra volta. Entriamo nella costina verticale, entriamo nell'asolina orizzontale che abbiamo del nostro lavoro. Carichiamo il filo, usciamo dall'asolina. Usiamo anche dalla solina verticale e poi scarichiamo anche l'asolina che avevamo già sull'uncinetto adesso tirando sul lavoro ho tirato il filo e scarichiamo anche questa. Andiamo avanti così per tutta la lunghezza. E ci vediamo alla fine arrivata alla fine. Andate bene a lavorare anche l'ultima asolina che avete, prendendo sia. Lasolina verticale. Che quella orizzontale, l'ultimissima maglia. Andiamo a farla come al solito nella solina verticale di chiusura del giro. Quindi la prendiamo doppia. Entriamo, carichiamo il filo, usciamo a questo punto. Io, per comodità, faccio una solina in più e vado a staccare il mio filo. In questo modo abbiamo chiuso la nostra sciarpa. Ora l'unica cosa che ci resta da fare è dargli almeno una svaporata per togliere l'arricciatura e anche per stendere bene le nostre puntine. Però la nostra sciarpa Eccola qua, adesso ve la faccio vedere. Direi che è finita eccoci qua spero che questo progetto vi sia piaciuto eh, spero di aver fatta, so, fatto soprattutto eh, contenta una cosa gradita una sorpresa gradita a un'amica del gruppo insieme tra chiacchiere e gomito il nostro gruppo su facebook che è sabrina che mi aveva detto franci perché non facciamo qualcosa al tunisino e io mi sono messa <ride> subito a lavorare spero vivamente che questo progetto vi piaccia e magari ne, ne, ne realizzeremo altri, se avete voglia di eh, interagire con me come sempre vi invito a iscrivervi al gruppo facebook insieme tra chiacchiere e gomitoli dove c'è più possibilità di eh, comunicare e chiacchierare tutte insieme e se non siete ancora iscritti al mio canale cliccate su iscriviti e eh, sulla campanella in modo da poter rimanere aggiornate, io ora vado a nascondere i miei fili e ho finito il mio progetto, come sempre alla prossima.